il mondo e tutte le sue creature sono sostanzialmente uno. Siamo perennemente insoddisfatti di come stanno le cose e lottiamo con ogni mezzo per cambiare una realtà che non accettiamo. Il conflitto nasce da un rifiuto di accettare ciò che è. La nostra ribellione contro la natura e tutti coloro che reputiamo diversi da noi, addirittura nemici. È frequente la sensazione di avvertire il contrasto tra noi e l'ambiente esterno, tra il nostro ego e la volontà degli altri. Sono visioni profondamente in contrasto tra loro, eppure derivano da esperienze che sperimentiamo dentro di noi o che altri hanno vissuto. Se fosse diversa l'ipotesi della sostanziale unità tra noi e il mondo, la mia, la tua, la nostra vita assumerebbe un significato diverso. E tutti gli apparenti problemi esistenziali perderebbero di significato. Sì, liberarsi dalla sensazione di separazione. Sarebbe come uscire da un incubo, svegliarsi da un sogno, vedere l'arcobaleno dopo una notte di tempesta. E allora, esaminando con calma, è necessaria una larghezza di vedute, una possibilità di aprirsi a infiniti modi di osservare, una disponibilità di animo a rivedere continuamente tutte le certezze, le convinzioni che ci siamo costruiti nel corso della esistenza. Allenare il dimenticare le opinioni che ci siamo fatti sulla vita, che ci siamo fatti su noi stessi, per liberare memoria, per lasciare spazio possibile al nuovo che abbiamo intenzione di apprendere, che abbiamo intenzione di manifestare. Per ottenere questo è opportuno, è consigliabile abbandonare il livello della mente superficiale, quindi uscire dal mondo delle illusioni e entrando in quello della realtà. E uscire dal mondo delle illusioni implica uscire dalle immagini create dalla mente ed entrare nella realtà. Come rimanere in ascolto di ciò che la vita ci suggerisce in ogni istante. Se chiudo gli occhi e lascio che il mondo si metta in comunicazione con me, sono consapevole dei suoni che mi raggiungono, delle sensazioni del corpo, compresa la presenza del respiro. Non c'è nulla da fare. Questo è il momento giusto. Non è necessario andare in montagna, non è necessario andare in un bosco, perché la vita mi parla in ogni istante, qui e ora. Lascio che la mente segua
i suoi vagabondaggi. Evito di cambiare quello che sta accadendo ora, qui, perché tutto ha un significato. Quelle voci lontane, il rumore di un'auto in lontananza, il contatto della pelle con i vestiti, l'aria che entra e che esce dai polmoni. La mente è parte di me, come lo è il corpo, le emozioni che provo. Non rifiuto nulla. Non mi aspetto nulla in particolare. Sono semplicemente qui, che ascolto la voce suadente della vita. La vita è qui, adesso. Qui e ora. È la coscienza a essere una funzione dell'organismo dell'individuo o è l'organismo dell'individuo a essere una funzione della coscienza? Noi siamo una funzione dell'intera nostra galassia, la Via Lattea. E questa galassia è una funzione di tutte le altre galassie. Non c'è differenza tra ciò che del nostro essere qui e quella vasta cosa che vediamo con i telescopi. Lontano, lontano, nelle profondità dell'universo. Se guardo con attenzione e guardo ancora, mi accorgerò che quello sono io. E sapendo ciò, so anche che non moriremo mai. Al di sotto del sé superficiale, che presta attenzione a questo, a quello, esiste un altro sé, che è più realmente noi del nostro io. Più diventiamo consapevoli del sé sconosciuto, più ci rendiamo conto che è inseparabilmente connesso con ogni cosa che esiste. Sì, perché ogni essere umano, l'essere umano in generale e il mondo partecipano allo stesso e unico processo naturale. Eppure ci comportiamo come intrusi e saccheggiatori in territorio nemico. Occorre dimenticare ciò che sappiamo. Occorre dimenticare ciò che pensiamo di sapere. Sospendiamo il giudizio su ogni cosa e torniamo ad essere come neonati per percepire semplicemente. Il dotto impara qualcosa ogni giorno. L'uomo del Tao disimpara una cosa al giorno fino a quando ritorna al non fare. Non riusciamo a fermare le chiacchiere della mente. Allora posso ascoltare questo chiacchiericcio come se fosse il borbottio di una caffettiera. Ciò che accade viene chiamato in Cina Tao, il corso della natura. E il suo metodo di funzionamento, come diceva Lao Tzu, è la spontaneità. Perché tutto avviene da se stesso.
Se guardo con questa saggia ignoranza, noterò che sono testimone di un avvenimento. Osservando le cose in modo originario, non c'è differenza tra quello che faccio da una parte e quello che mi accade dall'altra. Il processo è unico, proprio come avvengono i pensieri. L'automobile che passa per la strada avviene e avvengono anche le nuvole e le stelle che sono in cielo. Illusione è pensare che ciò che mi sta accadendo accade a me e che quindi sono vittima delle circostanze. Ma la cosa che succede, succede e basta. Fa parte di quanto si sta verificando e noi siamo parte dell'universo. Anche se per verità, in verità, l'universo non ha parti. Quando sperimento me stessa e l'universo come un avvenimento unico, potrei cadere nell'illusione di credere che ciò che sta succedendo ora è conseguenza di un evento passato. Ma il passato è la scia lasciata da una nave. Alla fine ogni traccia scompare, si allontana sempre più. Tutto inizia ora, in questo momento. Ciò che chiamo futuro non è nulla, il grande vuoto, ma è un vuoto pieno di possibilità. Tutto comincia adesso, perciò è spontaneo. Se chiudo gli occhi e percepisco la realtà soltanto con le orecchie, scopro uno sfondo di silenzio da cui escono tutti i suoni, perché i suoni provengono dal silenzio. E se chiudo gli occhi e mi metto ad ascoltare, noto che il suono arriva dal nulla e poi se ne va. Comincia adesso, perciò è spontaneo. Non è determinato, non è casuale. Il grande Tao scorre ovunque, verso sinistra e verso destra. Ama e sostenta tutte le cose, ma non domina sopra di loro. Se voglio ricaricare la mia energia, ho bisogno di dormire. Ma è ancora più importante del sonno, ancora più importante del sonno, è la passività della mente. Il silenzio mentale. Tanto il silenzio quanto la passività non sono essenziali perché mi fanno bene, ma lo sono perché mi fanno capire che cosa c'è da fare, o meglio, mi fanno capire che non posso fare altro. E ciò non significa coltivare la passività come se fosse una forma di progresso, perché significherebbe costringermi a giocare perché il divertimento fa bene al lavoro. Senza forzare. Apprezzare l'acqua che scorre mi conferma che la vita è uno scorrere,
siamo noi. E nello stesso tempo non siamo noi a scorrere, è il processo, l'avvenimento. E una volta che lo avrò capito, smetterò di fare domande. Perché i miei occhi, i tuoi occhi, i nostri occhi sono le aperture attraverso le quali l'universo è consapevole di se stesso. E il Tao non fa nulla, ma nulla viene tralasciato. Se voglio veramente trovare una soluzione, ciò che devo fare è contemplare il problema. Visualizza la questione nella migliore maniera possibile e semplicemente aspetta. Se invece cerco di trovare una risposta con la forza dell'intelletto, verrò delusa perché tutto ciò che arriva in modo simile è errato. Basta aspettare per qualche tempo. La soluzione arriva da sola. Il mondo succede dappertutto, contemporaneamente. Quindi non è possibile prenderlo in considerazione nel suo insieme. Non ce n'è il tempo sufficiente. Siamo molto più intelligenti di quanto crediamo. Lo spazio ci unisce e ci divide nello stesso tempo. Il mondo reale è là, fuori, di fronte a me, a te, a noi, ma anche dentro di noi. Nel mondo della fantasia, stare seduti ed essere presenti è chiamato meditazione. È sorprendente rendersi conto fino a che punto siamo condizionati a volere trasformare ogni cosa in profitto e a sentirci in colpa se non lo facciamo. La meditazione è quell'attività che non ha una meta, che non cerca un obiettivo. Le parole hanno significati. La vita è significata, quindi non ne ha. Il principio fondamentale dell'universo è la sorpresa, la spontaneità e la sorpresa sono il principio del Tao. Questo significa compiere un miracolo, senza fare niente, senza pianificarlo. E in questo vediamo la coincidenza degli opposti. Per esempio nella relazione tra il fare e l'accadere, tra libertà e necessità. Siamo in grado di predire il futuro, di fare piani, quindi possiamo controllare meglio la nostra vita di quanto lo facciano gli animali. Sopravviviamo più a lungo come individui, viviamo meglio e abbiamo maggior controllo, però tutto questo ha un prezzo e questo prezzo è l'ansietà. La vita è un viaggio nello sconosciuto, nell'inconoscibile. Il mistero ci sta aspettando ed è questa la bellezza del mondo. Non si può programmare ciò che non può essere nemmeno compreso.
il mondo visto e percepito, senza astrazioni, è un mondo in cui tutto è connesso, noi, le cose, il Tao, il corso della natura. La maggior parte degli esseri umani in continuazione pensa, in modo compulsivo. Tutti noi siamo impegnati in una perenne conversazione interiore, perché abbiamo paura che se la conversazione venisse sospesa, smetteremo di esistere. E in un certo senso potrebbe essere così. Quindi i taoisti non smettono mai di dire che bisogna essere senza pensieri e avere la mente vuota. Solo così si può comunicare senza distorsioni con il mondo reale. Il primo passo? Smettere di parlare con se stessi. Il mondo non è da spiegare, ma un mistero da vivere. Coloro che sanno non parlano, coloro che parlano non sanno. Lasciamo inventare alla mente quello che vuole e invece di prestare attenzione al significato delle parole, diventiamo consapevoli del suono che producono. Ascoltiamo tutto quello che viene detto come se fosse suono e musica. Se guardo una mano senza pensare, ecco che avviene il miracolo. Il vero io è dunque ciò che sta tra i due poli e che li include entrambi. La tua vita non ti appartiene. È l'adattabilità delegata del Tao. I tuoi discendenti non ti appartengono. Sono prodotti del Tao. Ti muovi e non sai come. Sei fermo e non sai perché. Queste sono le operazioni del Tao. E allora come puoi averlo per te stesso? Non c'è un sé senza l'esistenza di un altro e ogni creatura del mondo si percepisce come un sé. Non forzare. Il vento tempestoso non dura per tutta la mattina e la pioggia scrosciante non cade per l'intera giornata. Se il cielo e la terra non sono in grado di far durare queste cose a lungo, il genere umano lo può fare ancora meno. Cerco allora di sentire intuitivamente l'azione, adatta ad ogni circostanza, perché dentro di me è presente la più straordinaria capacità di essere intuizione. Si può scegliere senza scegliere, si può essere consapevoli senza operare scelte. La libertà è proprio lo stato in cui non bisogna scegliere.
Quindi la nostra decisione è basata sull'intuizione. Siamo antichi come l'universo. Unificati nel corpo e nella mente, potenzialmente unificati nel corpo e nella mente. Ma l'Eterno che è in te conosce l'eternità della vita e sa che ieri è il ricordare di oggi e domani è il sognare di ora. E ciò che in te canta e contempla è ancora racchiuso in quell'attimo che ha disseminato il cielo di stelle. Tutto succede da sé. Ed è un esperimento molto interessante. Chiudiamo gli occhi e diventiamo lentamente consapevoli del mondo dei suoni dentro di noi e attorno a noi. Non cerchiamo di identificare i suoni, di dar loro un nome. Lasciamo che avvengano. Non sentiamoci in dovere di non produrre suoni, come il borbottio della pancia, il singhiozzo, un colpo di tosse. È tutto parte di tutto. Lasciamo semplicemente che avvengano. Persino se sentiamo persone che parlano, evitiamo di capire ciò che dicono. È solo un suono. Dovremmo ascoltare in questo modo prima di addormentarci. Ci renderemo conto che viviamo sempre in un continuum magico. Musicale. Proprio come il Tao non è separato dall'universo, non è il padrone. Anche noi non siamo qualcosa di differente dalla volontà, la quale non è neppure solo il corpo, ma include ogni forma di relazione con l'universo. Siamo come gocce di rugiada sopra una ragnatela. Le gocce si rispecchiano l'una nell'altra. L'artista lavora e continua a lavorare tutta la vita per diventare di nuovo come un bambino, per riconquistare quella naturalezza e quell'innocenza originarie. Ma spesso accade che quell'artista diventi il maestro di una tecnica molto raffinata. Certo, la pura tecnica non è sufficiente. La misura in cui riusciamo a esprimere bene una cosa non sta a significare che abbiamo qualcosa di interessante da dire, da esprimere. Possiamo essere esperti nella lingua e avere in testa idee noiose, allora in qualche modo dobbiamo mettere la nostra tecnica a disposizione di ciò che chiameremo ispirazione. In altri termini, metterci a disposizione della vita che scorre. Tentiamo un esperimento. Quando ci svegliamo la mattina, per prima cosa diamo un'occhiata ai disegni, nella tappezzeria, alle ombre sulla parete. E proviamo ad entrare in uno stato in cui si diventa ricettivi a vedere cose inaspettate. Compariranno ogni sorta di visi, alberi e paesaggi. Ecco, l'artista trova ispirazione nel mondo reale, osservandolo con gli occhi di un bambino, senza il filtro della mente. Solo così il mondo è nuovo. Ogni giorno.